Poracci, di nuovo mi siete cascati su un titolo semplicissimo, ma forse neanche troppo. Nessuno ha indovinato qual era il vero titolo di questo capolavoro. E no, non si trattava né di Cacman, Pac-Merd o Pac-Cac. Questa cosa è gravissima. Su, su, trovatemi il titolo giusto così possiamo andare avanti, che ho un'altra perla trash da sottoporre alla vostra attenzione. Di che gioco si tratta? Solo risposte costipate, non deludetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza essere per niente in ritardo, ma proprio zero. Questo esce direttamente domani. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché andremo ad esaminare dei rumor relativi a un probabile State of Play il 2 giugno. Parleremo della nuovissima PlayStation 5 Slim e inoltre commenteremo le ultime dichiarazioni dell'ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, che ha tirato fuori la parolina magica, GameCube. Prima di iniziare però vi invito a ripetere almeno 100 volte My Body's Ready a voce alta e poi a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social di cui troverete tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo e vi ricordo che da oggi è disponibile su Switch Fall Guys, che tra l'altro diventa anche un free to play. Per la serie Meglio Tardi Che Mai, il party game fenomeno dell'estate 2020 arriva finalmente anche su console ibrida, quando ormai la sua stagione d'oro è bella che passata. Chissà, magari la trasformazione in free to play spingerà tanti utenti vecchi e nuovi a riprendere in mano questo simpatico esperimento e, visto che ci siamo, sapete che vi dico? Stasera in live non lo proveremo, ma passate lo stesso perché vedremo le battute iniziali di uno dei giochi più discussi del momento, ovvero Neon White. C'è chi parla di un vero e proprio capolavoro e un po' mi dispiace che la stampa specializzata italiana lo abbia sostanzialmente ignorato. Ci vediamo alle 22 sul sito Viola per provare questo particolarissimo esperimento, non mancate. E a proposito di capolavori, no, in realtà non c'entra niente, sono uscite le recensioni di Fire Emblem Three Hopes e le impressioni iniziali sono esattamente quelle che mi aspettavo. Si tratta di uno dei migliori musou in circolazione, che proprio come accadeva con Persona Strikers e Hyrule Warriors Age of Calamity cattura appieno lo spirito del materiale originale, creando così un'esperienza ibrida in grado di attirare i fan della serie di Fire Emblem che magari sarebbero titubanti nell'approcciare un Warriors qualsiasi. A quanto pare le sessioni tra una battaglia e l'altra sono in pieno stile Fire Emblem anche a livello di ritmo. Voi lo avete già preordinato? E a proposito di capolavori, no dai, stavolta sul serio, la mitica software house Treasure sta festeggiando il suo 30° anniversario e nel celebrare questo importante traguardo ha fatto sapere sui social che sì, stanno lavorando sodo a quel titolo tanto richiesto. Leggendo una cosa del genere la fanbase è praticamente impazzita. A cosa si stanno riferendo quelli di Treasure? A un seguito di Sin and Punishment o magari al ritorno di Ikaruga, uno degli shooter più importanti di sempre? Le scommesse sono aperte, poracci. Quali sono le vostre prediction? Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Mentre ormai qui non ci si capisce più niente sul Direct di giugno e c'è chi purtroppo ha già abbandonato le speranze, dall'altra parte della barricata gli utenti Sony sono sempre più convinti che molto presto, entro la fine del mese, avremo un'altra presentazione da parte di Sony. Il mese si è aperto all'insegna dello State of Play, una presentazione che a me ha colpito profondamente. Vi ricordo che Sony ha aperto con il remake di Resident Evil 4 e poi ha chiuso con Final Fantasy 16. Più di così per me è difficile fare. Comunque, la casa di PlayStation potrebbe non aver finito le sue cartucce a disposizione, anzi avrebbe materiali a sufficienza per mettere in piedi un altro State of Play proprio la prossima settimana. In fondo questi giorni sono stati all'insegna dei rumor targati Sony e come ci ricorda l'insider Tom Henderson ci sono vari indizi che punterebbero verso una nuova presentazione. Da una parte abbiamo il producer di Gran Turismo che ha confermato che la prossima settimana ci sarà un importante aggiornamento su GT7. Poi c'è anche Jason Schreier che è sempre più sicuro che entro la fine del mese avremo la data di pubblicazione di God of War Ragnarok, previsto ancora per un generico 2022, e inoltre ci sono anche le indiscrezioni rilanciate dallo stesso Henderson che affermava pochi giorni fa l'intenzione di Sony di presentare un nuovo DualSense Pro. Quindi tutto quanto sembra allineato per poter mettere in piedi un nuovo State of Play, anche se non bisogna
bisogna sottovalutare il fatto che molto spesso Sony decide di affidare annunci importanti alle pagine del PlayStation Blog, una decisione che in caso sarebbe parecchio anticlimatica. Ma quindi vi chiedo, Poracci, secondo voi questo mese si chiuderà con il botto? Rischiamo veramente di trovarci nell'arco di 7 giorni un Direct e uno State of Play? Ma rimaniamo dalle parti di Sony, perché visto che si parla tanto di possibili revisioni hardware della sgraziatissima quinta stazione di gioco, vi devo assolutamente segnalare questo progetto fan-made che dimostra che sì, una PlayStation 5 Slim è possibile, anche se non alla portata di tutti. Se amate i video sul do it yourself, preparatevi, perché DIY Perks ha tirato fuori un vero e proprio capolavoro della durata di 30 minuti che vi terrà incollati allo schermo dall'inizio alla fine. C'è anche un plot twist verso il finale che non vi spoilerò, ma sono sicuro che vi farà sudare freddo. Il progetto di questa PS5 Slim comunque è tremendamente affascinante e dona alla console Sony non solo delle dimensioni molto più umane, ma anche un look minimalista che si libera di tutte quelle linee spezzate che rendono il design di PlayStation 5 indigesto a molti, tra cui anche a me. Come è stato possibile però trasformare un mastodonte come la PS5 in una scatoletta così compatta che anzi, per quanto riguarda il sistema di raffreddamento, è anche più efficiente della versione base? Beh, ci sono un po' di trucchi. Innanzitutto il progetto è stato creato sulla versione digital della console e quindi non c'è stato bisogno di tenere in conto il lettore ottico della versione base. Poi l'alimentatore della console è stato posto all'esterno e ne è uscito fuori un vero e proprio mostro da nascondere dietro la televisione, che a questo punto svolge però anche una sorta di seconda funzione, interagendo direttamente con il sistema di raffreddamento che è stato completamente riscritto da zero, che elimina la soluzione ingombrante adottata dagli ingegneri Sony per un ibrido a base di rame, tanto rame. Questo significa che il progetto, oltre che complicato da tirare su, è anche costoso ed è impossibile pensare che un'azienda come Sony adotti per una produzione su larga scala una build basata su questi stessi principi. Ma nonostante questo, si tratta comunque di un lavoro impressionante. Io a malapena sono riuscito a fare un video dove pulivo la PS4 e sono comunque stato in grado di sbagliare tutto. Quindi tanto di cappello a DIY Perks e a questo incredibile risultato nel campo del fai da te. Dategli uno sguardo e fatemi sapere cosa ne pensate, per me è una cosa proprio fantascientifica. E chiudiamo Poracci tornando a parlare del mai dimenticato Reggie Fils, ahimè, che ultimamente è spesso al centro dell'attenzione, questo perché sta rilasciando parecchie interviste per promuovere il suo ultimo libro, Disrupting the Game. E il Reginator, una delle figure ormai entrate a far parte dell'Olimpo dei grandi nomi Nintendo, sta regalando degli spunti di riflessione molto interessanti. Diciamo che dall'abbandono di Reggie avvenuto qualche anno fa, il panorama interno a Nintendo sembra essere cambiato radicalmente, anzi proprio noi appassionati di lunga data possiamo notare, senza troppi sforzi, un radicale cambio di identità aziendale rispetto alla Nintendo di una decina di anni fa. Non parlo solo di scelte a livello di marketing e di hardware, ma la Nintendo di Reggie e Iwata era completamente diversa proprio a livello di atteggiamento rispetto a quella odierna di Furukawa e Bowser. Per questo è sempre interessante sapere il punto di vista di un ex colonna portante del calibro di Reggie, una figura che ha traghettato Nintendo sia in periodi bui che in altri di grande successo. Per esempio, in un'intervista rilasciata su CNET, Reggie ha detto la sua sulle console Classic Mini e sui contenuti legacy di Nintendo. Secondo l'ex presidente, non ci sarà un ritorno di hardware dedicati al catalogo retro gaming della console, perché si trattava di esperimenti tirati fuori in un periodo di grande crisi per l'azienda, dove ancora Nintendo non poteva fare affidamento sulla solida base installata di Nintendo Switch. Sempre secondo Reggie, l'attenzione dovrebbe essere completamente spostata verso il servizio Nintendo Switch Online e su come fare leva sui titoli storici per invogliare gli utenti a rimanere ancorati all'ecosistema NSO. Niente macchine celebrative esterne, ma sempre più contenuti distribuiti tramite un'app interna alla console principale. Per Reggie Nintendo non deve assolutamente fermarsi qui e potesse tornare a capo dell'azienda per un solo giorno, ragionerebbe esclusivamente su come sfruttare al meglio questo servizio, riempiendolo di contenuti Nintendo 64, GameCube e Wii. Si tratta di un territorio largamente inesplorato da parte di Nintendo e per Reggie l'azienda dovrebbe trarne molto più vantaggio rispetto a quanto sta facendo
facendo oggi. Che dire, non si può non essere d'accordo con Reggie. In fondo uno dei più grandi problemi della Casa di Kyoto, che si è esasperato negli ultimi anni, è proprio quello di non fornire le opzioni per accedere ai suoi contenuti, lasciando una grande fetta della sua utenza, quella disposta a spendere senza troppi problemi, sostanzialmente scoperta. Non volete darci un nuove console mini o una virtual console? Perché allora non investire seriamente sull'offerta in abbonamento dell'NSO? Ovviamente queste sono domande senza risposta, ma fa piacere vedere che chi, chiaramente, ne sa molto più di noi, è in realtà allineato con il sentimento di una buona parte dell'utenza. Voi poracci, che cosa ne pensate delle parole di Reggie? Come pensate che si muoverà Nintendo in futuro su questi ambiti? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi chiedo umilmente scusa per il ritardo enorme che di sicuro farò con questa puntata, ma vi aspetto comunque qua sotto per discutere assieme delle notizie del giorno nei commenti. Non mi resta che darvi appuntamento a fra pochissimo per una live dove giocheremo insieme a Neon White, oppure a domani con un nuovo video, ma anche con il direct dedicato a Xenoblade Chronicles, che seguiremo ovviamente anche quello sul sito Viola a partire dalle 15. Mi raccomando, voi nel mentre sapete cosa fare. Riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Slim, Michele Reggi, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Che ha tirato fuori la parolina magica. Poracci.